Siamo nella sala del Consiglio del Comune di Capri. Oggi presentiamo l'Associazione Sportiva Polisportiva Capri Isola Azzurra, fondata nel 1960 e che negli anni 90 ha raggiunto il traguardo dell'eccellenza, partendo dalla seconda categoria. Oggi con la nuova dirigenza si parte dalla prima categoria per raggiungere traguardi più ambiti. Abbiamo qui con noi il direttore generale Roberto Goveani, che negli anni 90 era presidente della Polisportiva Capri Isola Azzurra. Benvenuto. E che è legato appunto a Capri da sempre. Le passo la parola, benvenuto. Grazie. Beh, intanto mi fa e ci fa molto piacere essere qui a distanza di 22 anni nello stesso posto in cui iniziamo quella magnifica avventura che ci portò fino all'eccellenza a disputare dei campionati di altissimo vertice. Abbiamo dei ricordi meravigliosi, dopo magari ne rimandiamo qualcuno. 20 anni fa molti giovani capresi che fecero questo processo di crescita con noi finirono in prima squadra e alcuni dei quali disputarono poi anche dopo fuori, lontano da Capri, degli splendidi campionati. Ricordo Sacchi Palumbo, ricordo Alessandro Bratto, Michele Farace, Graziano Sabbia, Torino Esposito, Raimondo Ruotolo, Massimo Lucchesi. E quindi avremo la squadra juniores allenata da Fernando De Simone, per il quale chiederei un applauso soprattutto ai suoi ragazzi. Siamo riusciti a 14 che viene allenata da signor Maurizio Massa. E poi partiremo con i primi calci ai pulcini, perché è da lì che si comincia a lavorare bene per un processo, ripeto, che andrà avanti negli anni e nel tempo e che sicuramente produrrà dei risultati per la città di Capri. Volevo ringraziare della presenza del signor Marino Lembo, che è qui vicino a noi, e volevo passargli la parola perché intanto è pieno di impegni e perché ci fa molto piacere ricordare che un percorso che inizia in un posto che è stato vincente all'epoca e che ben comincia. Grazie di questa iniziativa, perché in realtà è nata qui nel nostro ufficio dando la massima disponibilità a sostenere questa iniziativa, che è un'iniziativa che coinvolge Capri, l'isola di Capri. Io da ragazzo ricordavo le nostre chiacchierate che abbiamo fatto durante il mese di luglio, in particolare per un caldo non indifferente qui nella nostra stanza, tra una battuta e l'altra, ricordavo da ragazzo quelle che erano le polisportive presenti sul nostro territorio, i circoli sportivi, il circolo sportivo che era a Capri, che è un grande punto di riferimento per tutta la nostra comunità, e diciamo le bellissime partite da caprese dell'epoca, che coinvolgevano tutta la nostra comunità, in una, specialmente quando giocava la Caprese contro la Capri, erano di quelle cose che lasciavano, diciamo, il segno. Però a parte questo inciso così un po' romantico, noi abbiamo detto al primo momento che andiamo a sostenere questa bellissima iniziativa. C'è qui anche il vice sindaco, che è Giulio Lembo, che ha la delega allo sport e quindi sicuramente sarà vicino a questa bellissima iniziativa. Abbiamo anche suggerito il fatto di poter guardare, oltre alle attività sportive in senso stretto, anche questa polisportiva in un'altra maniera. Cioè, io mi sono permesso di suggerire tante volte perché non dotiamo questa polisportiva di una foresteria. Abbiamo tanti locali giù al campo sportivo che sono questo momento vuoti, sono fermati per tutta una serie di problematiche, e Capri potrebbe avere ad esempio una polisportiva che avrebbe anche a disposizione dei locali per far venire qui e ospitare grandi atleti o grandi squadre, e quindi dare un target ancora più importante a questa iniziativa. Quindi voglio concludere qui: siamo vicini sicuramente alla polisportiva, siamo vicini al calcio di Capri, quindi se la nostra parte la facciamo in tutti i sensi e siamo pronti a andare avanti e a fare in modo che questa non sia solamente una giornata da ricordare, ma che siano grandi campionati da ricordare. Grazie. Grazie signora. Prima di iniziare la presentazione di tecnico, dirigenti e giocatori, mi piace
ricordare due persone che non ci sono più, ma che per noi saranno sempre nei nostri cuori. Il primo è per me il comandante Nicola Palma, che fu mio vicepresidente, la cui presenza fu essenziale all'epoca per la riuscita del progetto, e nella persona della figlia Emma ringrazio veramente la famiglia. L'altro ragazzo, un giocatore, Federico Costanzo, detto Pataniello, che ci ha lasciato un ricordo nelle vacanze che facevo dopo aver vinto un campionato, vacanze premio in Sardegna, meraviglioso e indelebile. Scusate, però un minimo di commozione c'è. Veniamo a parlare di noi. È il mio capitano, perché è il giocatore che ha fatto più. Farà il vicepresidente ed è Ciro Piccioli. Anche con Giovanni abbiamo fatto 2 anni importanti, forse avevo vinto un campionato in più, ma lasciamo stare, non è colpa di mia né sua, e ce l'eravamo sempre detto, ci ritroveremo da qualche parte in qualche maniera. E quindi è stato, ci abbiamo impiegato credo 2 minuti, a metterci d'accordo, 3 neanche, insomma non è stato neanche una trattativa, perché tra uomini ci si stringe la mano, ci si guarda in faccia e si va avanti per la strada comune. E grazie all'aiuto di Giovanni e Vittorio abbiamo messo insieme una rosa di giocatori che io ritengo possa essere una rosa competitiva. L'obiettivo, quando parliamo di obiettivi, non vuole essere quello di strafare. Noi diciamo, il Presidente ha cogliato un sogno, sogniamo ma con i piedi per terra, perché illudere le persone non mi piace, perché comunque bisogna sempre tenere i piedi per terra, consapevoli però delle proprie capacità. E quindi ci tenevo a dire del dirigente accompagnatore, che è il signor Pierleoni Salvatore, e del magazziniere, ruolo fondamentale, signor Pecoraro Enrico. Al magazziniere dico che stanno per arrivare finalmente le divise, tutti i kit che stiamo soffrendo perché sono in arrivo dal Pakistan, ma il prodotto sarà un prodotto meraviglioso, e posso dire, che me lo confermeranno i giocatori, che neanche in Serie A c'è un prodotto del genere. Il nostro sponsor tecnico sarà Fortin, azienda svizzera con sede a Ginevra, che oggi è già sponsor del Kosovo Calcio, della nazionale maschile e femminile di basket svizzera, ha vinto il campionato quest'anno con Rapid Bucarest, ha vinto il campionato svizzero con il Servette, ha vinto il campionato libanese con la Lady, campione del mondo over 40 del basket. Insomma, è un amico che oggi non è presente perché si vergognava, perché chi non sono arrivati, ma che verrà, ed è comunque ex calciatore, uomo di sport. Veniamo alla parte tecnica, perché grazie. Per iniziare la parte tecnica, per sviluppare un progetto, si parte sempre dall'allenatore. Intanto ringrazio Don Carmine, perché volevo farlo dopo, però ci ha dimostrato una grande simpatia e quindi andremo a sposarci tutti a capo. E, dicevo, ci vuole un progetto, per un progetto ci vuole un allenatore. Allora, per quello che riguarda l'allenatore, io ricordo, se non sbaglio, una dozzina di anni fa, forse, quando ci salutammo dopo 2 splendidi campionati in Serie C, io l'allenatore dissi: noi ci ritroveremo, tu con un'altra veste. E l'allenatore ovviamente non può essere che Vittorio De Carlo. Vittorio De Carlo è, prima che l'allenatore, un uomo, una persona che ho avuto modo di conoscere come calciatore, un esempio. Abbiamo disputato 2 campionati di altissimo livello in Serie C a Nuoro, in una piazza non facile, e con lui è stato particolarmente semplice il discorso. Ci siamo messi lì e abbiamo pensato, abbiamo detto: vabbè, intanto è chiaro che dopo l'allenatore ci serve un capitano. E allora, poiché lui aveva smesso di giocare, anche se potrebbe ancora dare il suo contributo, la scelta era una sola: Giovanni Longobardi. Anche con Giovanni abbiamo fatto 2 anni importanti, forse avevo vinto un campionato in più, ma lasciamo stare, non è colpa di mia né sua, e ce l'eravamo sempre detto, ci ritroveremo da qualche parte.
e quindi è stato, ci abbiamo impiegato credo 2 minuti, a metterci d'accordo, 3 neanche, insomma non è stato neanche una trattativa, perché tra uomini ci si stringe la mano, ci si guarda in faccia e si va avanti per la strada comune. E grazie all'aiuto di Giovanni e Vittorio abbiamo messo insieme una rosa di giocatori che io ritengo possa essere una rosa competitiva. L'obiettivo, quando parliamo di obiettivi, non vuole essere quello di strafare. Noi diciamo, il Presidente ha cogliato un sogno, sogniamo ma con i piedi per terra, perché illudere le persone non mi piace, perché comunque bisogna sempre tenere i piedi per terra, consapevoli però delle proprie capacità. E quindi ci tenevo a presentare, anche se rapidamente, un pochino tutti i giocatori. Al di là, mi pare che non ci siano Panariello Luigi e Santarpia Luigi, giusto? E Marco Pescina, per ovvi motivi di lavoro. Abbiamo Brancaccio non c'è? No, non c'è. Vabbè, i portieri sono Carezza Emanuele, sottolineo che con tutti ci sono state trattative lampo, ci siamo stretti la mano, non era facile convincerli del progetto, nel senso che non era facile convincere nessuno perché si riparte con il calcio. Però devo dire che c'è stata una grandissima disponibilità da parte loro e li ringrazio. Credo anche un po' modestamente che loro abbiano capito che finalmente erano arrivati in acque tranquille dove si poteva fare calcio da professionisti, anche se purtroppo partendo da una categoria che chiaramente non è la nostra, ma la voleremo di corsa. Poi abbiamo fratello Rubens, che io non conoscevo, grande scrittore di messaggi sul gruppo e di messaggi vocali, perché devo dire che io oltre vado a dormire, mi sveglio al mattino, ci sono 130 messaggi. Tra le buonanotte e buongiorno a tutti. E il terzo portiere. Pronto, terzo portiere di Palma Giancarlo. Nel ruolo di difensori abbiamo un Enfante Pai, Caprese, viva Lorenzo. Due parole per Riccio Giorgio, perché ci siamo visti e abbiamo fatto una trattativa sfibrante, 1 minuto, siamo seduti, ci siamo dati la mano, è finita lì e il rapporto è nato, e sarà un rapporto che ci porterà molto lontano. Abbiamo poi ancora dei difensori, Orsini Attilio e Marano Tiziano. Centrocampisti, abbiamo Amarante Salvatore, Amoroso Simon, Darco Ferdinando, Di Capo Fredo. Passiamo all'attacco, vabbè, abbiamo Giovanni Longobardi che è sicuro anche quest'anno di fare i suoi 5 gol. Poi abbiamo Solitro Giuseppe che io se devo fare una scommessa, una ho tante da fare, però una scommessa la faccio, perché anche lui quando ci siamo visti aveva gli occhi della tigre e mi piaceva molto. E vedrai che ci darà grandi, grandi soddisfazioni. E poi, e non potevamo dimenticare, Roberto Mendino, che io ho lasciato la casa. Abbiamo lasciato un ragazzo, abbiamo trovato un uomo, adesso forse il rigore è ancora qualcosina da perfezionare, ma direi che darà una enorme mano in termini anche di esperienza, perché ne ha veramente tanta. L'ultimo arrivato, Valentino Gennaro. Eccolo lì, che sottolineo 98 ma una settantina di partite già fatte in Serie D, che mi sembra una cosa veramente importante. E Pier Leoni Alessio. Vittorio si è portato giustamente come vice allenatore, Ricciardi Vincenzo.
ruolo essenziale non solo di allenatore ma di psicologo e psicoterapeuta. E proprio perché abbiamo parlato di sogni, quando ci siamo conosciuti 5 anni fa, io ho conosciuto questa persona che è una persona che ama sognare, con i piedi per terra, ma ama sognare. È una persona che ama lo sport. È nato un rapporto immediato, prima di simpatia, poi di amicizia e poi di fratellanza. E quando siamo venuti a maggio, a Capri, abbiamo cominciato a chiacchierare, ma perché no, sarebbe una cosa meravigliosa ritornare per me e venire per lui. Abbiamo fatto così tante chiacchierate sulla possibilità di poter sviluppare un progetto calcistico a Capri. L'azienda che poi lui vi farà conoscere è un'azienda molto presente nello sport, ma per adesso soltanto a livello di sponsor. Quando dico sponsor intendo per adesso la squadra di hockey su ghiaccio che ha vinto il campionato lo scorso anno e che quest'anno disputerà il campionato nazionale, che è la squadra che vanta più spettatori di tutta Italia nell'hockey su ghiaccio, arriva a 3.000 persone quando le piazze nobili dell'est Italia non superano i 1.500, è sponsor della Torres Calcio che disputa il girone G, mi pare, della Serie D, è sponsor dell'hockey su prato della Serie A di Torino, sponsor della pallamano femminile di Nuoro, sponsor della Serie A2 di basket maschile di Torino, che è il secondo sponsor dopo Real Motor, e sponsor del Torino Calcio, ovviamente, perché anche lui è un cuore granata e quindi sponsor sui rotor, nello skybox, eccetera. E il concetto qual è? Era usciamo dal concetto dello sponsor. A me piaceva. Mi piaceva l'idea di un coinvolgimento in prima battuta, in prima persona, perché le persone per bene, le persone serie, quelle che sanno lavorare con noi, hanno sempre fatto una grandissima strada. Noi ci auguriamo di fare la stessa strada che abbiamo fatto anni fa. A Mario io auguro fondamentalmente due cose: di vincere, io nella mia vita ho avuto la fortuna di vincere 13 campionati e una Coppa Italia professionisti, gli auguro di vincere di più perché è giusto così. Alla mia età, quando io fui presidente a Capri l'altra volta, e gli auguro di vivere le esperienze meravigliose di vita quotidiana che ho potuto vivere io a Capri con tanti amici, con tante persone con le quali sono rimasto in contatto, al punto che quando a febbraio sono ritornato dopo anni che mancavo, mi sembrava di non essere più qui da 15 giorni. Quindi l'augurio è quello. Vi presento Mario Burlò, nuovo presidente della Polisportiva Capri. Come azienda io e come società sportiva io non chiedo sponsor a nessuno,
lo faranno le mie aziende fino all'eccellenza. Per cui questo è un mio impegno fermo, io spero di arrivare all'eccellenza, però voglio dire, no, comunque sia, noi non vogliamo nessuna organizzazione, perché noi prima di tutto dobbiamo credere noi nel nostro progetto e parleranno i risultati. Questo è il mio pensiero. Faccio un augurio ai ragazzi che dobbiamo sempre combattere, vincere. Come io dico ai miei commerciali, bisogna avere fame, ragazzi. Per cui noi dobbiamo avere fame di vittoria. Va bene? Grazie. Io volevo chiudere questa bellissima serata, intanto ho dimenticato, ma non perché sia in secondo piano, il discorso del calcio femminile. Ci tenevo a dirlo perché abbiamo comunque iscritta al campionato di eccellenza una squadra, grazie a Vittorio, e qui cogliamo anche l'occasione per invitare la cittadinanza, le ragazze di Capri che volessero aggregarsi a questo gruppo, perché l'intenzione negli anni a venire sarà quella anche di investire nel settore del calcio femminile. Io penso che la cosa più giusta l'abbia detto Mario dicendo bisogna avere fame. Io penso che tutti, è vero che l'appetito viene mangiando, ma non bisogna mai essere sazi. Colgo l'occasione per fare gli auguri di vero cuore alla squadra dell'Anna Capri per una salvezza tra di un po' di rivalità è giusto che ci sia, pur che rimanga nell'ambito dell'agonismo normale, insomma, che deve esserci. Io credo che a Capri abbiamo sempre dato lezioni di civiltà e di educazione a tutte le squadre che sono venute qua. Domani ci aspetta la prima partita, al di là del test interessante ma poco probante della Coppa Italia. Do invito a tutti per vederci domani sul campo. Io vado in panchina perché mi sento meglio e soprattutto nessuno mi sente smadonare. Grazie e a domani. Colgo l'occasione per fare gli auguri anch'io, però permettetemi di dare un ringraziamento a chi crede nei giovani. Purtroppo si parla solo male di loro e chi crede in maestri giovani costruisce un pezzetto di futuro più sereno. Io vi ringrazio a nome loro, ma a nome del nostro futuro, che poi siamo tutti coinvolti. Grazie.